Una spaccata con Tombino ai danni di un parrucchiere, sventata dalle urla dei vicini, un ristorante al quale è stata rubata la cassa, danneggiamenti negli stabilimenti balneari. È un'estate calda sul litorale pisano, ben oltre, il clima è infuocato. L'altro ieri notte, verso l'una e mezzo, praticamente hanno visto questi ragazzi di origine africana che un po', insomma, un po' su di giri hanno un po' questo vizio di fare queste bravate, diciamo. Non sanno nemmeno se era con l'intenzione comunque di fare un tentato furto o quant'altro, o semplicemente uno sfogo contro cose, oggetti e forse anche persone. L'uomo è poi stato visto fuggire a bordo di un'utilitaria grigia e di lui si sono perse le tracce. Una serie di furti e danneggiamenti che si abbattono su attività già provate dalla crisi Covid. Un clima che si fa sempre più pesante per una frazione che sulla sicurezza aveva investito molte speranze. Poi quella di fronte si è messa a urlare e l'ha visto quando se n'è scappato e se n'è andato di dentro la pineta. E gli ha rubato tutti i documenti di mio marito, il borsellino, c'erano la patente, c'era tutto, tutto, insomma. All'indomani è dovuto andare in caserma a dichiarare tutto, gli hanno fatto delle foglie giusto per guardare. Ora, Ho prima che capito. arrivano, ma non puoi stare neanche a casa tua. E l'ultimo episodio proprio questa notte, anzi questa mattina, intorno alle 6, qui in via da Verrazzano, una tranquilla via residenziale all'inizio di Marina di Pisa. Insomma, un'ondata di furti e danneggiamenti che sta esasperando il litorale. Forze dell'ordine che purtroppo in questo periodo, soprattutto sul litorale, sono sotto organico e spesso vengono anche chiamati in città laddove anche lì magari mancano uomini e quindi Diciamo, il litorale resta scoperto. litorale resta scoperto, quindi ci sarebbe Ok. bisogno di più uomini da parte del ministero affinché zone, soprattutto quelle turistiche estive, ma non solo, quindi cioè, uomini c'è bisogno in generale. Di prevedere insomma uno scostamento di bilancio anche per queste situazioni qui, perché effettivamente ce n'è bisogno di forze dell'ordine, soprattutto in questo contesto storico.